testo sulla pena di morte. Il testo, che è quello da cui leggiamo qualcosa stasera, è un testo di Luciano Violante, magistrato, uomo politico, ex presidente della Camera, eccetera, che ha scritto su un immaginario colloquio degli uomini con Dio, che lo interrogano quasi, anzi senza quasi, lo accusano e chiedono il perché della presenza del male nel mondo. La canzone invece, da cui poi abbiamo deciso di dare il titolo allo spettacolo, è Shomer Ma Millaila di Guccini. L'accostamento, sicuramente Violante Guccini lo conosce, perché le parole poi della canzone sono rispecchiate molto nel testo. Shomer Ma Millaila vuol dire appunto sentinella, a che punto sta la notte. E il senso appunto di questo spettacolo dovrebbe essere quello che ognuno di noi è in pratica consapevole e al tempo stesso responsabile del male che c'è nel mondo, e l'importante non è trovare le risposte da noi stessi o dai nostri simili o addirittura da Dio. L'importante è continuare a cercare il perché di questa, a questa domanda. Quindi l'importante è ritornare, chiedere e non stancarsi di domandarsi il perché. Io, Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme, convocai assemblee, ascoltai muto parole profonde, figlie della vanità e parole asciutte, frutto della conoscenza. Io, Coelet, figlio di Davide, che fui piantatore di vite, potatore di ulivi, che fabbricai case, costruì cisterne, vestii abiti candidi, guidai eserciti, risolsi litigi, che molti corpi di donne penetrai e molti vini preziosi bevvi, che comandai e ubbidì, che diedi e ottenni. Io, Coelet, figlio di Davide, vi racconto il colloquio fra gli uomini e Dio, iniziato quando il primo fulmine schiantò la prima quercia, e che continua da sempre, uguale e diverso, nel cerchio infinito dei giorni della vita degli uomini, con la crudeltà della falce e la dolcezza del mare. In un luogo del tempo che non abbiamo ancora attraversato, gli uomini carcerati si riunirono in uno spazio di sabbia rossa, con grandi rocce nere, perché avevano deciso di rivolgersi a Dio, per chiedergli ragione del male commesso e di quello subito, ritenendo di avere titolo a farlo, essendo legati al male per varie ragioni, più degli uomini liberi. Gli uomini liberi seppero e accorsero anch'essi in quel grande catino di sabbia e di rocce che si perdeva dietro l'orizzonte, mentre scorpioni e serpenti si rifugiavano negli antri più profondi, sgomenti per l'invasione. Gli uomini liberi assistettero, muti, e successivamente, fattisi coraggio, parlarono anche loro a Dio. Dopo, carcerati e liberi, scoprirono di essere uguali e parlarono con una sola voce, come le gocce dello stesso fiume che scorre. Su piste di pietre secche, non lontane da loro, passavano carovane di cammelli, commerci preziosi e nuclei di predoni a cavallo. Passavano carri armati potenti ed eserciti di straccioni che brandivano armi, scarto costoso degli eserciti dell'Occidente. Passavano vecchi camion con rumore di ferraglia all'ultimo giro. Migliaia di disperati, aggrappati come ragni alle sponde, con la lingua gonfia di sete, gli occhi pieni di polvere, speravano di varcare il mare per tornare ad essere uomini, ignari che molti di loro erano attesi da un'altra sabbia sul fondo del mare della Sicilia. In questo luogo le donne e gli uomini, carcerati e liberi, si riunirono per parlare con Dio. Nessuno, per quanto vicino passasse, si accorgeva di loro, perché chi cerca la voce di Dio non è visto, né le sue parole sono capite,
nei suoi passi seguiti. Molti di noi commisero il male, e tutti oggi il male stiamo subendo. Ma se il male che subiamo è sproporzionato e ingiusto, quel male allora, Signore, partorisce altro male in un cerchio che non ha fine. Abbiamo perennemente sopra di noi giudici giudicatori che non vedono e non ascoltano, che tagliano vite e cuciono menzogne. Dal buio umido delle celle noi respingiamo quelli che ci parlano del nostro male vestiti d'arroganza, con disprezzo guardando i nostri occhi ridotti a stracci, inflessibili condannatori di pezzenti, puttane, drogati, ladri di ruote e di benzina, di spacciatori di briciole, mentre i riti grossisti veleggiano all'alba. Noi uomini impuri, condannati, detenuti, imputati, reclusi, ingabbiati, legati, ammanettati. Noi che abbiamo praticato il male e che lo abbiamo subito, vogliamo porti domande che gli uomini liberi non ti pongono. Avvolti nei lacci dell'ansia del tempo, non si accorgono del male che fanno, attenti solo a schivare quello che potrebbero subire, pronti ad usarci per difendersi da se stessi. Noi che liberi non siamo, noi che conosciamo il male fatto come quello subito, abbiamo il diritto di parlarti per primi, delle tue dimenticanze e delle tue distrazioni. Io, Coelet, figlio di Davide, potatore di ulivi, ascoltai la parola di Dio, che giungeva dolorosa, scivolando sulle dune di sabbia e sulle rocce, salendo sino alle montagne piene di neve, e poi precipitando lungo i fianchi boscosi, penetrando nelle acque dei mari che si dividevano al suo passaggio. Io, Coelet, figlio di Davide, ascoltai Dio che raccontava la fatica della sua origine. In principio era il male, il vortice nero di una consapevole energia autodistruttiva. Un atomo si ribellò, non capiva la volontà di distruggersi. Quell'atomo cominciò a resistere all'autodistruzione. Divenne consapevole. Essere non è uguale a non essere. Chi è ha uno scopo. Il non essere non può diventare lo scopo dell'essere. Il male fu costretto per la prima volta a pensare, perché il male non pensa al dentro di sé. Quell'atomo di pensiero resistente affermava la propria determinazione per esistere. Il male si lacerò e nacquero il prima e il dopo. Nacquero la speranza e il futuro. Prime parole dell'opposizione al male. Il vortice si allontanava. Altri atomi pesanti si staccarono nel freddo, avvicinandosi a me. Il pensiero autodistruttivo si allontanava, separandosi da noi. Ed io con gli altri mi separavo da lui. Noi insieme eravamo il dopo rispetto al male, ma comunque nati dal male. L'uscita era dolorosa, senza certezze. Prima, nel ventre della dissipazione, c'era il senso dell'indistruttibilità che solo il male possiede. Ma ebbi la cognizione che pensare è costruire, che costruire è il contrario del male. Nulla è così irreparabile come distruggere quello che è vita. Nessun uomo ucciso rinasce, nessun libro bruciato viene riscritto, su nessun fiore tagliato torna il germoglio. Nessun corpo violentato si sana. La fatica dell'azione conobbi. Conobbi il rischio e il dolore. Conobbi la sconfitta e l'incertezza. Lessi nella vita degli uomini la violenza e il cinismo. Proposi una nuova alleanza con le parole dure del Cristo di Nazareth. Accompagnai la sua vita breve. Nel suo dolore mi confusi.
del suo sacrificio. Soffrì e attesi la vostra risposta. Ma egli, sulla croce, prima che il suo tempo finisse, gridò: Padre, perché mi hai abbandonato? E tu tacesti in quel giorno. Ma se sapevi che Cristo sarebbe stato ucciso, allora qual è il nostro male? Il male era tuo, mio Dio, e la fragilità era tua. Non furono meno aguzzi della corona di spine i denti dei cani di Treblinka, i ventri ansimanti pieni di cibo e di alcol di distinti signori usciti da tiepide case e da affettuose famiglie. Non pesano meno sulle fragili reni di giovani ragazze moldave della croce sulla strada del Golgota. E i gas iracheni propiziati dal signor Ramsfield nelle paludi da Ashvaz a Khorram Shahr non furono meno aspri del fiele e dell'aceto per le trachee dei ragazzi iraniani in guerra senza scarpe e con le mani nude. Valeva la pena, signore, di bombardare le case e i vecchi e i bambini di Fallujah per poi chiamare a mettere ordine un generale dello stesso tiranno contro il quale si era combattuto. E hai mai guardato, signore, quei corpi di donne e di uomini piantati come alberi artici nel fango gelato della collina, mentre le lacrime diventavano perle taglienti, ridotti a bestie nel gelo, che mangiavano come bestie e vomitavano dopo ogni pasto, luoghi del mondo ai quali l'inferno si sforzava di somigliare, senza riuscirci. E in quante galere tu concentrasti le tue maledizioni, perché l'uomo lì carcerato diventasse un coniglio elettrico col cappuccio sugli occhi, tra gli elettrodi di quelli che portavano la giustizia, o la pace, o l'ordine, secondo le latitudini. E a Guantanamo, dopo persino i bambini vennero rinchiusi in gabbie di ferro e di sudore, dentro strane vesti arancioni. A Guantanamo, avesti il tempo di gettare uno sguardo? E le urla di quelli che furono torturati a Mazar-i-Sharif non giunsero sino a te? Un Cristo solo, mio Dio, ti devi convincere, è stato troppo poco per tutto il male del mondo. Tu, gli altri cristi, nati da uomo, li hai riconosciuti? Quei cristi elettrificati, perché combattevano per la libertà, li hai ascoltati? Quelli che urlavano dentro le ragazze violentate, perché di religione diversa, li hai uditi? E quei pochi, tornati dai campi, evitati da tutti, perché testimoni dell'orrore a cui ciascun uomo può arrivare, li hai soccorsi? E quegli assassini che non riconobbero il dolore inflitto, perché il nemico è comunque il nemico, e divennero senatori nel paese che seviziarono, li hai fatti ravvedere? E quelli che marciscono dimenticati nelle galere, innocenti, perché non hanno l'oro per farsi difendere, li hai ascoltati? Mio Dio, il dolore si può dimenticare. Questo male invece si deve ricordare, perché tu hai permesso che gli uomini fossero indotti in tentazione. E davanti a questo male tu misteriosamente divorziasti dagli uomini. Che cosa è un uomo? Il tempo l'ha già conosciuto. E nessun uomo sa che cosa è bene per l'uomo, nei giorni che passano come una freccia nell'ombra. Io vi ho lasciato la libertà e voi non siete usciti dal male. Questa è la vostra responsabilità.